meglio della produzione enogastronomica italiana è invaso Firenze per la 7ª edizione di Taste, la 3 giorni del Salotto del Gusto nel cuore della storica Stazione Leopolda. In scena il top delle tipicità del bel paese: vino, pasta, salumi, olio e cioccolata, ma non solo, perché la kermesse ha riservato uno spazio particolare anche al food lifestyle, con creazioni dedicate alla cucina, dai bicchieri, brocche, piatti, zuppiere, dal design coloratissimo e accattivante a metà tra passato e linee moderne, in armonia proprio con i prodotti presenti in rassegna, anche questi legati a tradizione e innovazione. Un esempio, il pan d'olivotto, prodotto da un'azienda di Taranto, un panettone alle olive dal gusto inconfondibile, creato da un abile pasticcere e uno chef inventore. È un panettone che è nato a ottobre dalle prove che abbiamo fatto con un'oliva pure che è nata nel 2011. In pratica è un'oliva cultivar di Nardò, autoctona salentina. E viene fatto un trattamento per renderla dolce, lo stesso trattamento che viene fatto in salamoia per rendere un'oliva salata. Quindi in acqua e zucchero e limone viene resa dolce e da lì, da quest'oliva, viene ricavata una crema che caratterizza il colore. Quindi è stato creato un dolce lievitato, possiamo chiamarlo panettone, noi l'abbiamo chiamato pan d'olivotto. E poi ancora spazio alle bontà delle bontà con la pasta artigianale, trafilata al bronzo proprio come vuole la tradizione napoletana. Così a te si intreccia l'eccellenza e la storicità dei prodotti, ma anche di quella dei produttori, con il loro bagaglio di cultura enogastronomica e di una vita nel segno dei sapori. Quindi sicuramente insomma, una ricetta semplice ma altrettanto complessa, perché deve essere fatta da esperti pastai e quindi non così di facile esecuzione e ripetizione in altri ambiti, insomma, in altre aziende. Qual è la storia del vostro pastificio? Ce la può raccontare brevemente? Beh, diciamo che il mio bisnonno è iniziato nel 1880 a fare prima l'attività molitoria, quindi la trasformazione, come dicevo, dalla materia prima, per cui la nostra famiglia ha una competenza che parte dalla materia prima, per poi iniziare i primi del Novecento l'attività vera e propria di pastificazione. Noi abbiamo recuperato ovviamente queste tradizioni di famiglia e abbiamo, diciamo, come dire, ricreato una lavorazione che è quella dell'essiccazione tradizionale con celle statiche, quindi non dinamiche come quelle che vengono usate nell'industria pastaia italiana, che sicuramente è di alto livello ma fa un prodotto totalmente diverso dal nostro. Ma Taste non è solo degustazione, ma anche rapporto diretto tra produttore e consumatore, proprio per raccontare la tipicità, per sostenere cultura e conoscenza della tradizione gastronomica italiana. A Taste c'è il top della tipicità italiana, ossia la pasta, ma come si produce una pasta DOC? Beh, sicuramente dalle materie prime selezionate, attraverso una scelta dei grani che poi vengono macinati per ottenere una semola con caratteristiche di proteine elevate, quindi sicuramente oltre il 13,50-14% di proteine, poi un impasto con della buona acqua, ovviamente un impasto preferiamo che non sia centrifugo, quindi diciamo di quelli là moderni, quindi un impasto molto lento, dopodiché una trafila di bronzo per ottenere un aspetto così rugoso da trattenere il sugo, è un'essiccazione lenta a temperature non superiori ai 45 gradi. E per il pubblico dei foodies non sono mancate le dolcezze, spazio un'infinita varietà di confetti che arrivano direttamente dall'Abruzzo. Qui al Taste abbiamo portato una quarantina di gusti, ma in totale ne abbiamo sicuramente più di un centinaio. Quali sono quelli più particolari? Sicuramente questi gusti combinati tipo ciliegia e champagne, tipo nocciole e rum o altri insomma che seguono questa linea dei gusti combinati, che non sia un gusto semplice tipo arancio, limone o altro. Soddisfazione generale anche per i produttori presenti a Taste. Il bilancio dopo 3 giorni di ritmo serrato di lavoro alla Stazione Leopolda è più che buono. Quest'anno è molto più interessante rispetto agli scorsi anni, perché ci sono stati molti più compratori a livello nazionale e anche esteri. È stata una fiera molto, molto vissuta, molto diversa anche dalle altre fiere che eravamo abituati a conoscere. Un buon risultato, sinceramente.